molto probabilmente non avrete la più pallida idea di chi sono io, perché ovviamente per tutti gli amanti dei PC, delle mod, del tuning, eccetera, eccetera, sapete chi sono gli Italian Extreme Modders, ma non sapete chi sono io. Io sono Giorgio, a volte mi conoscono anche come Power e mi piace un botto giocare ai videogiochi, quindi chiudiamo qua subito. Andando ora nel dettaglio, per quale motivo siamo qui, ragazzi? Perché stiamo facendo questo video, questa live? Allora, più che altro per presentarti, farti dare un'occhiata al progetto che abbiamo realizzato appunto in collaborazione con Cyberpunk, che è appunto questa Yaiba, che è ispirata dalla moto che è stata fatta vedere nei vari trailer di Cyberpunk e che ci è stata data tramite un design di uno di questi designer appunto che l'ha realizzato e noi abbiamo avuto il compito di realizzarla fisicamente. E come ti sembra a colpo d'occhio? Una figata, ma è quello che ho detto pochi secondi fa prima di iniziare a registrare. Una domanda: quante altre persone hanno lavorato a questo evento creato da CD Projekt, della creazione di un PC customizzabile? Allora, questo praticamente è stato un contest che ha creato CD Projekt e praticamente ci sono state tutte le varie persone che volevano mandare un loro design e di tutti questi design che hanno deciso di mandare ne hanno scelti 5. E questi 5 design sono stati assegnati a 5 relativi gruppi di modder e questo qua è quello che diciamo è stato assegnato a noi. Quindi ce ne sono altri 4 oltre il nostro. Quindi voi avete dovuto lavorare su un design non creato da voi, ma datovi, e voi avete dovuto andare a creare, a modellare il PC. Esattamente, Sì. esattamente. Ah, cioè, quindi voi siete partiti praticamente da, ok, noi ci, permettetemela la romana, ci accogliamo il lavoro. Ci accogliamo il lavoro e vi è stato consegnato un progetto che voi dovevate attuare. Quindi una cosa, cioè, è diverso da farlo voi quando vi è dato un progetto da un esterno da ricreare, perché comunque ci possono essere delle complicazioni nel creare, magari in questo caso il case, a modellare, a creare da, diciamo, da zero i pezzi, pure perché poi alla fine il PC deve essere funzionante, cioè non deve essere solamente un case e basta. Chiaro, chiaro, sì. Ovviamente tanto di cappello al designer che diciamo, ci ha fornito il progetto, che ha fatto un ottimo lavoro, però come hai detto tu, ovviamente ci sono tutti quei piccoli problemini da risolvere che se, diciamo, se tu fai una cosa da zero personale, risolvi durante il percorso, qua invece hai dovuto aggirare già in fase finale. Però comunque per la spiegazione, diciamo, un pochino più tecnica di tutti i dettagli della lavorazione ti lascio Franco e Stefano. No, più che altro perché io penso che sono curioso di sapere, perché immagino che una cosa è quando voi create un PC, no? Voi ne avete fatti tanti, ho visto, pure si può andare sulla vostra pagina Instagram e vedere i vostri lavori. Avere invece un lavoro che vi viene dato da un esterno e voi dovete ricrearlo comporta dei problemi, perché il PC deve, come abbiamo detto prima, deve essere funzionante. Poi cosa monta all'interno? Scusate, cioè. Questo dentro ha un 3900 che è la versione diciamo OEM del 3900X, essendo appunto basato su un case che è l'Alienware Aurora, che è un case fatto appunto da Alienware che noi abbiamo modificato. Come scheda video c'è una 2080 Ti che per la precisione è anche il modello Limited Edition, quello di Cyberpunk, quello strafigo. Bellissimo. Che spero pure io di avere un giorno dentro il mio PC. E per quanto riguarda raffreddamento a liquido, avete fatto qualcosa all'interno o. Allora, in questo caso specifico sarebbe stato figo fare una cosa bella raffreddata a liquido e a tema, però più che altro a causa, no, non a, ca a causa è una brutta parola, però per il fatto che avevamo soltanto circa una ventina di giorni, un mesetto, ci siamo dovuti concentrare più sul lato estetico, quindi sulla carena e tutta la parte visiva, che non sull'impianto a liquido che non abbiamo avuto proprio neanche il tempo materiale di realizzare. Vabbè, ovviamente perché poi il lavoro si trattava comunque della parte esterna al PC, quindi del case, cioè il contest si basava su questo comunque. E qua allora io voglio arrivare al punto dolente, perché immagino che creare questo PC, questo case, diciamo, che va a coprire la macchina, credo che abbia creato dei veri e propri problemi in questo caso, perché no, non sembra proprio una cosa molto semplice, già vedendolo così. Credo che avete dovuto non solo creare dei pezzi, ma anche modellarli, immagino. Cioè, quindi più che altro io sono curioso di sapere come si fa a fare una cosa del genere. Io non ho mai montato un PC in vita mia, quindi immagino che sono un ignorante incredibile, quindi sono nelle vostre mani. Cioè, come avete fatto a realizzare questo progetto dato da CD Projekt? Vai tu, sta? No, vai fra, magari, Allora, tecnicamente. siamo partiti a ricreare dal modello 3D. Abbiamo ricreato i file per la stampa 3D. Abbiamo Ah, con la stampato zampante tutto. 3D. Esatto.
con le nostre stampanti 3D autocostruite abbiamo iniziato a stampare i vari pezzi, li abbiamo trattati con della resina epossidica per renderli più lisci, abbiamo dovuto levigarli, riverniciarli tutti e poi procedere all'assemblaggio step by step, cioè livello per livello, riverniciando, ricreando i dettagli. Per l'assemblaggio, come avete fatto? Cioè, avete usato colla, avete usato varie tipologie di collanti, sono stati avvitati, diciamo, attaccati a scatto, non lo so, cioè, più che altro perché sono curioso, perché immagino, vedi la parte nera superiore, come si attacca alla parte sotto, cioè, queste cose più che altro. Sì, esattamente. Allora, il design non prevedeva nessun sistema di fissaggio. Noi avevamo studiato un sistema di fissaggio magnetico, non abbiamo avuto il tempo di realizzarlo e abbiamo dovuto optare per un fissaggio sia a colla che tramite fissaggio a vite. E quindi il rivestimento è tutto fissato saldamente all'esterno del case, che è un Alienware Aurora. E per quanto riguarda invece i colori, come avete fatto per la colorazione? Colorazione abbiamo utilizzato una tecnica da carrozziere, quindi abbiamo trattato le parti come una carrozzeria di un'auto, verniciandole in cabina di verniciatura. Abbiamo rifinito poi ad aerografo alcune parti che erano più dettagliate. Abbiamo fatto stampare gli adesivi per ricreare l'effetto proprio della moto di Cyberpunk. Abbiamo dovuto utilizzare anche delle parti riciclate come il tubi dell'impianto dell'olio di una moto, perché questo richiedeva anche il concorso, che ci fossero delle parti riciclate. E Ah, inoltre questo non lo sapevo. Figa questa cosa. Scusa la cosa, dove le siete andati a prendere? Cioè, permettimi. si è mosso Stefano. Beh, questi qua sono tubi recuperati da una moto, quindi abbiamo cercato di recuperare un po' di pezzi in giro. Dici, una sera passo a San Lorenzo mentre la gente si sta divertendo, prendiamo due o tre pezzi per CD Projekt e ci accolliamo il progetto così. Ma io ho notato una cosa, perché io ho visto un piccolo spoiler, le immagini nel dettaglio, non ho visto l'interezza diciamo, del case, del tutto, ma ho visto le immagini nel dettaglio e ci sono pure dei segni di usura, come se quindi la carena della moto fosse usurata dallo strusciare, magari dal cadere, quindi pure la vernice che va via. Quello come l'avete fatto? Cioè, come siete riusciti a ricreare quell'effetto? Perché io ora non so se c'è un'immagine in dettaglio che si può far vedere, ma l'effetto è veramente fotorealistico dalle immagini che ho visto io. Però qua voglio arrivare a una domanda forse un pochino più ostica, cioè, ed è voi, allora, prima di tutto come gruppo che avete lavorato a questo progetto, voi mi avete detto che avevate più o meno un range di quasi un mese di tempo per farlo, ma ovviamente un progetto del genere, quando non è un progetto che viene da voi, vi viene affidato da esterni, è più difficile da realizzare, l'abbiamo detto subito all'inizio, no? Cioè, è più difficile perché una cosa siete voi che durante il processo di creazione potete cambiare, spaziare, invece quando viene dato deve essere così. Voi dovete farla in quel modo, cioè non potete uscire fuori. Quindi ci sono state sicuramente delle complicazioni nel fare questo case, cioè perché parliamoci chiaro, non so se si può far vedere comunque com'è il case Aurora base, ma metti un case Aurora accanto a questo, dici è un altro PC, cioè l'unica parte riconoscibile penso sia solo la parte iniziale del front, no? Quella sorta di parte verticale che c'è sul front con il logo. Che si vede lì. Per il resto il PC è totalmente diverso, cioè è come un reskin, diciamo, è proprio stato lavorato da zero. Quindi effettivamente in questo mese più o meno che avete avuto di lavoro per fare questo, per partecipare al contest, le difficoltà che avete trovato, quali sono state? La difficoltà era che le immagini dell'Alienware del case erano state prese da foto in 2D, quindi per ricreare certe curve in certe angolazioni non risultava la profondità dalle foto in 2D. E quindi nel momento in cui poi andavamo a ricreare la curvatura di certi punti era letteralmente diversa dal vero. Allora abbiamo dovuto riprendere alcune misure dal vero e ripassarle poi col programma 3D, ricreare il file 3D. Ristampare, Qualche capita pezzo l'abbiamo stampato più di una volta, tipo eh. Quindi, cioè, avete una carrellata di pezzi extra Sì, ne praticamente per facciamo un farlo. altro. Cioè, immagina una cosa del genere per fare le prove e tutto il resto. Però vedete quanto è figa questa cosa. Cioè,
Io però qua ho un'altra domanda. Voi avete partecipato a questo progetto perché vi ho conosciuto, no? Abbiamo parlato assieme, siete degli amanti del moddare. Voi proprio è un hobby per voi, no? Amate fare questo, cioè non è solo un fatto di lavoro, ma è anche un fatto che amate farlo. Quindi la cosa che voglio dire io, per voi lavorare a un progetto del genere per Cyberpunk, che sta un pochino rivoluzionando il mondo dei single player, guardate la collaborazione con Keanu Reeves, che sarà uno dei personaggi principali, poi hanno fatto la collaborazione con Netflix e Trigger Studio per l'anime che uscirà fra 2 anni, quindi stiamo parlando di un progetto per un'azienda che ha un modo rivoluzionario, no? Di porsi con i propri fan e il pubblico in generale. Cioè, per voi lavorare con CD Projekt, quando è uscito fuori questo contest, cioè com'è stato? Raccontatemi un pochino com'è la scena di voi che vi sentite quando sapete della notizia che ci sarà questo contest di CD Projekt. Cioè, voglio sapere com'è uscita la storia. No, veramente, guarda, ti dico la verità, ci hanno scritto su Instagram, cioè, no, un messaggio per voi. Io dico, guarda ragazzi, c'è scritto Cyberpunk, andiamo a vedere le mail, c'era tutto il progetto, dico, scrivo sul gruppo, dico, ragazzi, c'è scritto Cyberpunk, che se vogliamo partecipare a sto contest dobbiamo preparare il computer. E da là è partito, noi avevamo già vinto, partito già proprio vinto. Le urla, vabbè, insomma. Immagino abbastanza... come Cyberpunk, tipo tutti così, sì, abbastanza, sì. Immagino... contenti, anche perché poi essendo comunque tutti quanti appassionati di videogames e quant'altro, che giustamente stai in questo mondo, stai anche nel mondo del gaming, certo. Cyberpunk, il primo trailer è uscito 7 anni fa, quindi bene o male già si conosceva, 2013. tutti quanti 2013. Stavamo aspettando, capito? Quando ti arriva il messaggio loro dici porca miseria. Siamo rimasti un po' così, capito? Però il fatto che vi abbiano contattato vuol dire comunque che ciò che fate è stato, cioè comunque vi siete fatti sentire, vi siete fatti vedere, e per arrivare a un'azienda come CD Projekt, che parliamo di un'azienda che io li ho conosciuti anni fa e ho scoperto che loro si vanno molto a ricercare le cose, cioè prima di contattare, prima di cominciare a lavorare, loro si informano, scoutano, come si può dire, cioè questo vi dà anche molto prestigio al lavoro che state facendo, e soprattutto il fatto che è un lavoro completamente italiano, e soprattutto qua una cosa, voi come gruppo, cioè voglio sapere allora una cosa, Italian Extreme Modders, chi siete? Cosa fate? Proprio voglio sapere proprio chi siete voi personalmente, voglio che vi presentate a sto punto, perché è bello sapere un pochino pure di voi chi siete, cioè non solo come modder, ma dato che siete gli amanti dei videogiochi, vi hanno scoperto per dire, noi vi hanno scoperto, però vi hanno trovato, hanno detto, oh, questi ragazzi mi piacciono, fanno delle mod fighissime, voglio che facciano, che partecipano al nostro contest di CD Projekt, allora voglio che mi raccontate pure chi siete voi e come siete arrivati a farvi conoscere così. Vai, parti tu poi. Allora, come team, diciamo, siamo nati come team essendo tutti quanti appassionati sia dei videogiochi che appunto dei PC, dei PC modificati e del gaming in generale. Nello specifico, io sono Simone Marino, il mio nickname, chiamiamolo così, è Tech Cave. Qua a fianco a me c'è Stefano Sciarpelletti, che tu già conosci. Samod. Io sono Warboy, Franco Martinelli, e poi abbiamo altri 3 componenti che ci seguiranno da casa, che sono Umberto Todaro, Massimiliano Parisotto, Hardware Numbers, e Fabio Perchiazzi, Tech for Gaming, e Umberto Todaro, in arte Todd Mod. Noi abbiamo cercato di unirci in gruppo perché ognuno ha la sua abilità particolare, cioè io dipingo con l'aerografo e sono più per le stampe in 3D, il trattamento delle carrozzerie, queste cose qua. C'è esempio Max, che ci segue da casa, che è un overclocker estremo, quindi lui guarda più la parte tuning a livello hardware, e loro hanno altre loro abilità. Nel mio caso specifico io mi occupo principalmente del lato foto, video, e sono, diciamo, più specializzato nell'utilizzo della resina epossidica. Okay. Umberto ad esempio è bravissimo con legno, nella lavorazione del legno. Fabio è un maestro delle distro, non so se sai cosa sono le piastre, no, cos'è? Sono le distro plate, sono delle piastre di distribuzione che servono a far passare il liquido appunto dell'impianto a liquido, e diciamo lo step successivo all'impianto a liquido, invece di usare solo i classici tubi si usa questa piastra di distribuzione del liquido. Poi il mago del water cooling. Nervi. Se dici e niente, che umilissimo, te proprio un po' sulla pelle, diciamo,
ho fatto la mod della Ferrari con la pelle per distinguermi bellissima, un po' dalla complimenti massa. Tra Vabbè, Iron Man, la mod di Iron Man, non so se l'hai vista. Sì, sì, che l'ho vista. E diciamo, customizzazione della verniciatura, sempre come Franco, diciamo, e water cooling. Vabbè, facciamo distro anche con, non solo con gli O-ring, anche con la colla, perché facciamo magari forme un po' più particolari che con l'O-ring non si possono fare. Per adesso basta, insomma. Il gruppo quant'è che è nato? Un anno? Da un anno adesso che siamo insieme. Calcola che è partito tutta una sera che io, Franco, era, diciamo, il mio maestro. Cioè io lo guardavo un po' come mentore, diciamo, no? E ecco, scritto... prenditi questi... complimenti a Franco. Avete fatto un lavorone qua pure, su. E insomma, una sera gli scrivo, facciamo un gruppo, che ne pensi? E da là è partito tutto. Ma abbiamo fatto un anno adesso. No. Però speriamo, permettetemi di dirlo, sarebbe un sogno che questo diventasse il vostro lavoro. Assolutamente, cioè, assolutamente. Dentro di voi questa è una passione e ovviamente voi sperate che questo magari un giorno possa diventare un lavoro. E io vi posso dire che è un pochino quello che è successo nella mia vita. Io ho iniziato tutto come un hobby, come divertimento, con le persone con cui magari mi organizzavo, cercavo di creare cose, e poi finito per essere un lavoro. Quindi, per prima cosa, un in bocca al lupo sicuramente per quello che state facendo, e soprattutto in un anno, perché mi hai detto che avete fatto un anno da poco, in un anno siete già arrivati comunque a fare delle mod veramente veramente importanti. Hai citato prima quella di Ferrari, tra l'altro con la pelle, ora questa per Cyberpunk, che comunque è uno, ragazzi, dei giochi più hypati del momento e veramente dove tutti i riflettori sono su questo gioco. Quindi già il fatto che siano stati loro a contattarvi direttamente vuol dire che vi siete fatti un nome, vi state facendo conoscere. Quindi io vi faccio un augurio per il futuro di spaccare. Grazie. Veramente. Grazie, e Gio. Raga, io veramente l'ultima cosa che vorrei è magari un messaggio alle persone che vi stanno seguendo in questo momento e hanno visto questa nostra chiacchierata, un piccolo messaggio da ognuno di voi tre, da ognuno singolo, magari riguardante a quello che fate, un vostro pensiero personale, un augurio che magari volete fare a chi vi segue, o un messaggio importante, che magari è sempre bello riceverlo, perché magari sono tanti ragazzi che, come voi, che ora state lavorando a Cyberpunk, sognano un giorno di fare la stessa cosa, o magari anche in un altro campo, e magari una piccola cosa è sempre bella come chiusura. La prima cosa è lasciar stare le critiche. Non pensare alle cose brutte, pensate solo alle cose belle. Le critiche belle sono quelle più che vi fanno tirare fuori le idee più importanti, che lasciano di più il segno. Se fate le cose col cuore, secondo me arrivi sempre a un traguardo. Quello è il mio consiglio che posso dare. E voi che lo fate proprio come hobby, cioè chi più di voi, no? Che comunque ognuno di voi lavora, chi studia, comunque, e nel frattempo cercate di ritagliarvi il vostro tempo per questa passione. Io spero che il modding in Italia prenda sempre più piede e che i ragazzi si possano divertire moddando, cioè che non deve essere per forza, cioè non deve diventare l'ossessione del risultato finale, ma che sia un divertimento. Quella è la cosa più importante, per il resto... E io, se ti posso dire una cosa su questa cosa, io non ho mai montato un PC personalmente da solo, e proprio quando abbiamo parlato assieme qualche settimana fa ho deciso di comprarmi proprio dei pezzi e di provare a montare il mio primo PC da solo, di metterci le mani dentro e di imparare, perché è un pochino come il motore di una macchina, no? O di una moto, no? Il bello di smanettarci, di sapere quello che stai facendo, come lo stai facendo, perché comunque il computer, il PC personal computer, è un tuo oggetto personale, quindi il fatto di conoscerlo, di sapere come toccarlo, come usarlo soprattutto, è bello. Il fatto voi l'avete portato questa cosa a un livello ancora più alto, perché il moddare, il riuscire a cambiare dei pezzi, a snaturarli, no, dalla normalità, e farli diventare qualcosa di incredibile, dà un plus che è allucinante, ragazzi. Quindi ancora complimenti. Grazie poco. Allora, ragazzi, io direi che allora io non vedo l'ora, diciamo, che ci vediamo su Night City, magari insieme alla Yaiba in questo caso, e magari spero di poter vedere pure il vostro PC, questo qui, proprio per CD Projekt dal vivo, dato siamo tutti di Roma. Oh, ragazzi, allora in bocca al lupo. Ti aspettiamo. Complimenti. Grazie ancora, Gio. Ragazzi. Grazie. Ci si vede su Night City. Ciao. Ciao.